Chiamati nuovamente alle urne dopo la consultazione elettorale del 2009, i 2640 abitanti del comune di Cicagna potranno scegliere tra due candidati a sindaco. La lista numero uno è la Cicogna e sostiene il candidato a sindaco Roberto Bacigalupo, nato a Lavagna il 22 agosto 1973 e celibe e risiede a Cicagna. Ha conseguito il diploma di geometra e svolge la libera professione. La decisione è dovuta al fatto di dare continuità amministrativa dopo i nostri primi 7 anni di amministrazione con il precedente sindaco Marco Limoncini e l'attuale vice sindaco facente funzioni Mauro Bacigalupo. Da 12 anni è impegnato sul fronte amministrativo. La prima candidatura risale al 1999, sempre al fianco di Marco Limoncini. Dopo 5 anni in minoranza, alle elezioni del 2004, è stato eletto consigliere di maggioranza. Ha ricoperto l'incarico di assessore ai lavori pubblici durante il primo e secondo mandato Limoncini, proseguendo l'operato anche con l'attuale sindaco facente funzioni. I punti salienti del nostro programma riguardano il completamento delle opere già avviate, come dicevo prima, nei 7 anni di amministrazione e sono il recupero dei centri di Cicagna, il centro di Monleone e la riqualificazione della centrale piazza di Pianezza. Il nostro programma prevede anche il potenziamento dell'impianto natatorio in via Berlungo, che è la piscina estiva comunale. Tra i suoi passatempi preferiti lo sport, che ha praticato calcio, tennis e pallavolo. Noi chiediamo fiducia agli elettori per portare avanti il rilancio e il completamento delle opere, diciamo, su Cicagna e anche per le infrastrutture, quale trasferimento della Lames nella nostra località quartale di Cicagna e portare avanti la collaborazione per l'importantissima infrastruttura della vallata, che è il tunnel Val Fontana Buonarapallo. La lista numero 2 è Uniti per Cicagna, sostiene il candidato a sindaco Biagio Saverino. Nato il 19 maggio 1939, risiede a Cicagna, è sposato e padre di 3 figlie. Ha conseguito la laurea in medicina e svolto l'attività di medico specializzato in malattie dell'apparato respiratorio. Ha lavorato per 45 anni in Fontana Buona, attualmente è in pensione e ha la prima esperienza politica dettata da un profondo senso civico. Nel tempo libero ama andare in bicicletta. Il candidato Biagio Saverino, da noi contattato, ha rinunciato allo spazio a sua disposizione per l'intervista di presentazione del programma.